verso Punta Maladecia, siamo in Valle Stura, Cuneo. Colori meravigliosi. Inizia Ravanage. Senti che si scivola tanto. Il santuario di Sant'Anna, là è quello della Lombarda. Allora, ho fatto una parte fuori sentiero dove c'è questa bella placconata, divertente, si mette un po' le mani. Qua invece c'è una bella traccia di sentiero con i bollini blu. Adesso seguiremo questa. Superato questo tratto, adesso entriamo qua dentro in accollatoio. Sì, è abbastanza intuitivo. C'è un vago sentiero, ogni tanto scompaiono le tacche azzurre e ci sono tacche rosse, tipo quel taccone lì o quel taccone lì, però tanto mi chiedo che si salga qua. Dopo faccio la foto. Abbiamo fatto il tratto sentiero, adesso andiamo a cercare il canalino che dovremmo seguire le tacche azzurre. Probabilmente questo. Forse più in là. Qua c'è una tacca azzurra che manda in là. Adesso vediamo se là ci sono tacche, ma credo che il canalino sia questo, perché là c'è già il colletto. Thank you.
bene? Preferivo le roccette. No, no, ci metto un po'. Pochissimo. Sì, ma sono in cresta. Qua arriviamo sulla cresta da cui arriva il sentiero che faremo poi in discesa. Che spettacolo! Yeah! Vale, ce l'abbiamo fatta questa volta. Che spettacolo. E come sempre, come succede nell'ultima gita, buchiamo le nuvole. Lasciamo i pensieri grigi giù in valle. Adesso non più lo so. Scendiamo dalla cima, questo è il bel canale
che abbiamo fatto. Adesso però scendiamo dal canale normale, ecco, andiamo a cercarlo. Comunque è proprio bello, bello, divertente, zero pericoli. Giù di qua. Stiamo arrivando al colle, qua c'è un chaperet, credo che il colle sia lì. Sembra un po' troppo ripido qua per essere il colle. Più avanti. Vabbè, quale difficoltà ce ne andiamo a cercare, perché si può passare più basso, però dai, come quando ero piccolo che andavo sugli scogli, è stata un'infanzia difficile. No, non è vero, ho avuto una bellissima infanzia. Ecco qua, siamo al colle. Sì, giusto, ha tutto l'aspetto di essere... Oh, che bello, Ale. Spettacolo. Diciamo che c'è un bel vento. Quanto ci fai che do la solita culata? Qua non dobbiamo farci ingannare da scendere il canalone, poi si scende lo stesso. Però qua è pure più comodo.
e si taglia in là. Voilà, o si scende direttamente di qua. Abbandoniamo il canalone per fare sentiero che attraverserà l'Ariceto e ci porterà alla macchina. Noi abbiamo provato a attraversare di là perché avevamo la traccia di là, ma evidentemente abbiamo visto che era poco sano. Allora siamo scesi un pochino su Change e abbiamo trovato il sentiero di quella che è la via normale, perché all'andata abbiamo fatto dritto, per entrare direttamente nel canalone, ma diciamo che la via normale sarebbe su questo sentiero. Adesso noi prendiamo per il rientro. Siamo saliti dritti di lì. Sì. For Dummies. Là c'è un ometto, però invece di scendere dritti proseguiamo, perché vogliamo andare a vedere un laghetto in mezzo ai larici. Ok, dopo aver ravanato un po', vediamo che là ci sono dei bolli di vento. Stiamo andando bene, un po' fuori sentiero. Andare in montagna, il bello è anche questo, il fatto di uscire a volte dal solco tracciato, consapevoli dei propri limiti e dei rischi. Adesso raggiungiamo quei laghi lì. Arriviamo a questo primo bel laghetto. Arriviamo a questo splendido laghetto. Breve sosta al laghetto, e comunque siamo scesi da questo canale che comunque rappresenterebbe la via normale di salita che invece noi abbiamo fatto dal canale direttamente da sotto. Bella e dei colori spettacolari. Andiamo dall'altro lago. E qua siamo all'altro lago. Che bello. Sì. Ci sono i pesci anche. Quella è una trota. Sì. E così abbiamo visto anche i laghetti,
possiamo fare marcia indietro, lì c'è già la statale, quindi ci siamo quasi. E valeva proprio la pena questa deviazione. Siamo arrivati sulla strada, adesso giù di là becchiamo la macchina. Bella gita, lassù la Maladecia, si vede adesso anche, no, adesso è nascosta dagli alberi, ma da qua si vede la croce di vetta, la luce più favorevole che al mattino. Eccola là lassù. E noi siamo saliti in quel colatoio, in quel canalino, quel canalone. Poi a un certo punto si vede anche dove abbiamo piegato verso sinistra, la lì questa. Bello, bello, bello. Ebbene, prevediamo la nostra bimba. Quanti chilometri abbiamo fatto? Allora, 5 ore di gita, 833 di dislivello, 6,22 km. Diciamo che dopo il gitone di domenica scorsa alla Bisalta, direi che una gitarella come questa ci poteva stare.